Buonasera, in studio Massimo Bonella per Osservatorio Antimafia. Sono le 22:02, questa è Radio Science TV, trasmissione che vengono in collaborazione anche con Pianeta Oggi TV di Venezia, testata giornalistica All News diretta da sottoscritto. Prima di entrare nella rassegna stampa della testata Antimafia 2000, subito in primissimo piano vogliamo ricordare la morte della madre di Ilaria Alpi. Da laRepubblica.it, addio alla mamma di Ilaria Alpi. Da 24 anni cercava la verità sull'omicidio della figlia. Si è spenta a 85 anni. L'agguato mortale all'inviata Rai e al collega Miran Hrovatin in Somalia nel 1994. Le ultime parole in aula: sono stanca di illudermi, ma farò di tutto perché l'inchiesta non finisca in archivio. C'è questo articolo che lo trovate nella homepage di Repubblica.it, firmato da Daniele Mastro Giacomo. Ecco, possiamo magari leggere alcune righe giusto per ricordare questa grande donna. Alla fine è morta anche lei, a 85 anni, 24 dei quali spesi a combattere per far trionfare la verità sull'omicidio di sua figlia Ilaria e di Miran Hrovatin, i due inviati del TG3 uccisi in agguato a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Romana, sposata con Giorgio Alpi, deceduto 10 anni fa, Luciana Alpi era diventata l'icona di una battaglia che non è riuscita a vincere, ma grazie alla sua ostinazione, alla sua scrupolosa verifica delle notizie che si sono susseguite in tutti questi anni, alla sua costanza nel pretendere verità dalla magistratura italiana senza mai cedere alla rassegnazione, questa donna coraggiosa ha alzato il velo delle ipocrisie e delle omissioni che hanno sempre costellato un caso pieno di misteri, ma al tempo stesso chiarissimo. Questo praticamente è una parte dell'articolo, poi prosegue parlando delle patologie di Luciana Alpi, e noi comunque ci interessa, ecco, quello che è la persona, quello che ha cercato di fare, insomma, per far emergere la verità. Noi naturalmente l'abbiamo voluta mettere in primo piano perché, insomma, è una vicenda questa che merita di essere fatta chiarezza, di smascherare una volta per tutte i responsabili su questa faccenda gravissima, vergognosa. Bene, allora adesso andiamo con la rassegna stampa. Era doveroso ricordare la mamma di Ilaria Alpi, Luciana Alpi. Speriamo che naturalmente le indagini proseguano e che un giorno potremo aprire un'edizione speciale e dire veramente come sono andate le cose, cosa è successo lì. Iniziamo allora la rassegna stampa Antimafia 2000. Vi ricordo il sito internet antimafia2000.com, testata giornalistica All News di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni. Vediamo le notizie in primo piano. Allende fu ucciso, di Giorgio Bongiovanni e Gian Armenda, e Gian George Almendras. E qui è un altro articolo che parla di quello che succede anche al di là dell'Atlantico. Poi ancora il pentito Anacondia, la 'ndrangheta è la grande mamma di tutti, di Francesca Mondin. Poi si insedia il governo Conte. Cosa ne sarà della lotta alla mafia di Giorgio Bongiovanni? Scarpinato, i Graviano non parlano per paura di chi ha impedito a Falcone di indagare sui rapporti Gladio-mafia.
Anche questo è un altro articolo che veramente merita di essere letto, ma non solo, anche sono articoli, cari ragazzi, che dovrebbero essere studiati, perché qui emergono dei passi chiavi per arrivare alla verità dei fatti. Dunque, dicevo, un articolo importante, c'è anche un filmato. Bene, allora, se voi guardate la homepage di Antimafia 2000, antimafia2000.com, sulla destra, c'è uno spazio, dove, si parla, di un reportage, cioè nel reportage di Diego Bianchi, Zorro, Cristo si è fermato a San Ferdinando. Di Saverio Lodato, importante giornalista, scrittore antimafia. Ecco, anche qui un altro mio invito di cliccare, di entrare e leggere, approfondire questi articoli, perché la dicono lunga su tante cose. Dunque, andiamo adesso sul lato sinistro della homepage. E troviamo il primo articolo che posto, anche questo a taglio primo. Stiamo parlando di tutti gli articoli a taglio primo, primissimo. Allora, Angelina Manca al GIP Tamburelli: chiedo giustizia al ministro Bonafede di non abbandonarci. A breve la decisione sull'archiviazione del caso Manca, parla la madre del giovane urologo, a cura di Lorenzo Baldo, che ricordo è il vice direttore di Antimafia 2000. Ed ora proseguiamo con un altro articolo. Dunque, Via dal Meglio e la strage di Stato, Fiammetta Borsellino, perché? Un po' di chiarezza sul ruolo del PM Di Matteo nella ricerca della verità di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora, attendiamo che ruoti l'articolo. Ecco, allora ecco, arriviamo alla presentazione del libro di Saverio Donato, il docufilm su Antimafia 2000, Avanti Mafia. Poi Giuseppe Graviano racconta l'incontro con Fiammetta Borsellino, dichiarazioni spontanee al processo a 'ndrangheta stagista, non si vuole scoperchiare il vaso di Pandora, ma il tempo è galantuomo, di Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000. Ed ora vi volevo segnalare, sempre se qui la parte tecnica mi segue, qui nel mio studio parlo, ecco, vi volevo segnalare un articolo molto importante che ci ritorneremo a fine rassegna, perché lo vorrei approfondire, è giusto che certe cose si sappiano, visto che ci sono certi giornalisti che poi non fanno le domande che dovrebbero fare, allora cerchiamo noi di capire un attimo. E mi riferisco a questo club Bilderberg. Ok, allora, il Bilderberg e la mafia di Giorgio Bongiovanni. Bene, su questo ci diamo appuntamento a fine rassegna stampa. Ora andiamo avanti con altri articoli che trovate nella homepage, sulla rubrica Mafia News. Lo vuoi, mafia, fenomeno globale, serve cooperazione tra stati. Il procuratore capo di Palermo è intervenuto a Strasburgo a cura della testata Antimafia 2000. Poi ancora, confiscati 10 milioni di euro ai fratelli Gaviano di Antimafia 2000. E qui viene riportata anche nella homepage di Antimafia 2000 la morte di Luciana Alpi, la mamma di Ilaria. Da 24 anni cercava la verità, aveva 85 anni. Articolo curato da Antimafia 2000. Magari dopo, ecco, ci torniamo anche su questo, perché la notizia è un po' in primo piano, che abbiamo così voluto aprire anche questo approfondimento. Un fatto triste, un fatto che merita di essere approfondito e di trovare una volta per tutte, lo ripeto, la verità su quello che è successo lì. Poi andiamo avanti, allora andiamo con la rubrica Terzo Millennio, Un impero chiuso di Giulietto Chiesa. Poi ancora le opinioni, qui riprende la notizia, no, anzi, sì, la notizia della morte di Ilaria Alpi. Ciao Luciana, ci hai insegnato il coraggio, di Fabrizio Feo. Poi andiamo avanti. Aquarius, se io fossi Papa, scomunicherei Matteo Salvini, di Paolo Farinella.
Poi abbiamo un articolo di Marco Travaglio dal titolo Ora siete seri. Scusate, ora siate seri. Allora, questa è la rassegna stampa della home page di Antimafia 2000. Andiamo nella nostra testata, quella che è diretta dal sottoscritto, vale a dire pianetaoggitv.net, all news, e anche qui, siccome c'è una collaborazione, come ormai sapete, con la testata Antimafia 2000 di Palermo, abbiamo in primo piano un articolo che è tratto proprio da antimafia2000.com, dal titolo Da Palermo, presentazione del libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a cura della testata Antimafia 2000, Antimafia 2000 TV, perché c'è il filmato di tutto l'evento del 27 maggio. Praticamente presso l'atrio Paolo Borsellino della Biblioteca Casa Professa è stato presentato in anteprima nazionale il libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, edizione ACFB, Corsiero, a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per Antimafia 2000. Una pubblicazione in questi giorni disponibile in tutte le librerie ed anche nelle edicole siciliane. Antimafia 2000 TV, avvalendosi della collaborazione dell'agenzia di pubblicità e comunicazione Sidonia Production, specializzata nei settori delle produzioni video, ha voluto documentare l'evento. Un vero e proprio docufilm con la regia di Luca Trovellesi Cesana, che racconta l'evento a cui, oltre all'autore, hanno partecipato l'attore e regista Piff, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, che firma la prefazione del libro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati. E qui potete cliccare e vedere l'intero evento. C'eravamo anche noi, lo ricordo, di Radio Sirius TV e Pianeta Oggi TV con il sottoscritto inviato a Palermo, dove abbiamo realizzato anche un nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che è stato pubblicato qui nella home page di pianetaoggitv.net a taglio medio. Prima di arrivare al settimanale troviamo altri articoli, Le parole coraggio di Giuseppe Conte sulla mafia, un articolo scritto da Saverio Lodato, poi si insedia il governo Conte, cosa ne sarà della lotta alla mafia? Il settimanale Pianeta Oggi Reporter, che ricordo va in onda con il cir sul circu in collaborazione con un circuito interregionale del digitale terrestre e radio in FM stereo. E poi tutti gli interventi dei relatori durante la presentazione del libro di Saverio Lodato. Ancora vi volevo segnalare un altro articolo di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000, dal titolo Il libro di Lodato, Avanti Mafia, parola alla stampa. Vediamo se ci sono altre cose degne di rilievo da segnalarvi. Strage Falcone, non vogliono la verità, di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora Strage 92, Scarpinato, ancora troppi segreti. Procuratore generale di Palermo al convegno su Falcone e Borsellino, a cura della testata Antimafia 2000, articolo che abbiamo ripreso anche noi e pubblicato nella nostra testata pianetaoggitv.net. Sono le 22:16, questa è Radio Saius TV, trasmissione di approfondimento giornalistico Osservatorio Antimafia, che va in onda in collaborazione anche con la testata Pianeta Oggi TV di Venezia. Dunque, vi avevo detto che dopo la rassegna stampa saremmo ritornati su due articoli, il Club Bilderberg e dopodiché sulla morte di Luciana Alpi. Allora, vediamo di andare con calma, diamo il tempo anche alla tecnica qui in studio che ci faccia arrivare l'articolo da approfondire. Allora, eccolo qui. Dunque, il tempo che si apra, lo ingrandiamo, eccoci qua. Allora, vediamo un attimo di leggere questo articolo, è un po' lunghetto, ma cerchiamo di fare una sintesi. Quindi, orecchie molto
molto tirate e antenne alte, perché qui c'è da riflettere. Allora, il Bilderberg e la mafia, perché questo rapporto con la mafia? Adesso lo scopriremo. Cioè, perché il Bilderberg e la mafia non con qualche altro soggetto? Perché qui adesso rifletteremo. Allora, tra 2 giorni, praticamente oramai. Questo è già passato, un articolo che è già stato pubblicato. Praticamente il gruppo Bilderberg, fondato da Rockefeller, si è riunito dal 7 al 10 giugno. L'articolo era stato scritto prima, quindi c'era scritto: tornerà a riunirsi dal 7 al 10 di giugno nel suo consueto incontro annuale. Sede scelta per questa edizione del 2018 è la città di Torino. E come da tradizione, l'incontro a cui parteciperanno soltanto in 128 tra ministri, sentite qua, tra ministri industriali, amministratori delegati di multinazionali, vertici di numerose banche e pochi, tra virgolette, eletti del mondo politico, economico, accademico e mediatico, sarà rigorosamente a porte chiuse. Come è avvenuto in passato, quando hanno partecipato personalità ai massimi livelli della cosa pubblica come Mario Monti, Romano Prodi, Umberto Agnelli e Franco Bernabè, sono state invitate anche personalità italiane come John Elkann, presidente di FCA e di Exor, la giornalista Lili Gruber, il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi e il segretario dello Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. A questi meeting non si sono previsti verbali né relazioni o risoluzioni, anche se i temi che si affrontano riguardano il presente ed il futuro del mondo. Dagli scenari internazionali agli investimenti, dall'economia alle guerre, dalle crisi economiche a quella politica, di volta in volta sono stati questi i temi messi sul tavolo dai potentati. Tutti possono intervenire senza essere vincolati dalle convenzioni dei propri uffici e tutti i partecipanti possono fare uso delle informazioni ricevute durante l'incontro rendendole pubbliche. Unica regola da rispettare è la segretezza della fonte, ovvero non si può rivelare l'autore delle eventuali dichiarazioni che verranno fatte. Le indiscrezioni vogliono che i temi scelti in questi 4 giorni sarebbero il populismo in Europa, la sfida della disparità, il futuro del lavoro, l'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti prima delle elezioni di medio termine, il libero scambio, la leadership mondiale degli Stati Uniti e la Russia, il computer quantistico, Arabia Saudita e Iran, il mondo post-verità ed eventuali attuali. Scusate, e eventi attuali. Mi tornano in mente alcune dichiarazioni, si prosegue nell'articolo, che ho raccolto dal giornalista di inchiesta di origine russa, Daniel Estulin, autore del libro Il Club Bilderberg, il quale mi disse che il gruppo nasce da un'idea massonica e che i grandi leader delle multinazionali della finanza che vi partecipano sono di un gradino inferiore alle 100 famiglie che controllerebbero il mondo. Quindi qua iniziamo un attimino, no, a far chiarezza nella nebbia, cioè a intravedere un po' magari qualche causa del perché il mondo va in questo modo. Allora andiamo avanti. Cosa c'entra il gruppo Bilderberg con la mafia? Apparentemente nulla, ma alla luce dei molteplici argomenti che saranno affrontati, a nostro parere meriterebbe un approfondimento alla voce eventi attuali. Potrebbe illuminarci il collega, anzi la collega giornalista Lili Gruber, che già in passato è stata ospite in questi meeting, rivelandoci se in questi anni è stato mai affrontato il tema delle mafie e del loro fatturato mondiale. Ci si è mai posti il problema agli altri vertici del mondo? In Italia la mafia SPA Holding ipotetica fattura ogni anno 150 miliardi di euro, diventando di fatto la prima società italiana.
L'ha più volte spiegato il giornalista del Sole 24 Ore Gianni Dragoni. A conti fatti avrebbe 40 miliardi di ricavi in più rispetto al primo gruppo italiano, Exor, che ha al suo interno Fiat, Chrysler, Ferrari e altre, le assicurazioni partner, la Juventus, quindi i ricavi di Mafia SPA sarebbero più del doppio dell'Enel, 70 miliardi, quasi il triplo dell'Eni, 55 miliardi, 8 volte Telecom, 16 volte Luxottica, 15 volte il gruppo che produce la Nutella Ferrero, oppure 41 volte Mediaset, il gruppo televisivo controllato da Silvio Berlusconi. Ma numeri dimostrano che la Mafia SPA, se si quotasse in borsa e quindi vendesse le sue azioni al pubblico, con il ricavato la mafia potrebbe comprarsi tutta la borsa di Milano. Ma se allarghiamo l'orizzonte dall'Italia al mondo, scopriamo che, come confermato dall'economista Antonio Maria Costa, già vice segretario generale delle Nazioni Unite, collettivamente le varie forme di crimine rappresentano la più grande industria del mondo. Le stime del traffico di droga mondiale raggiungono una cifra pari a 350 miliardi di euro l'anno, numeri a cui si aggiungono la vendita illegale di armi, stimata attorno agli 80-100 miliardi di euro l'anno, e fenomeni come la corruzione, che secondo il Fondo Monetario Internazionale raggiunge i 1.000 miliardi di euro l'anno. Tornando al traffico internazionale di stupefacenti, abbiamo visto come l'Ndrangheta detiene il monopolio del traffico di cocaina in Occidente, una criminalità organizzata, quella calabrese, che assieme alla siciliana Cosa Nostra è presente e fa affari nei cinque continenti: Africa, Europa, America, Asia ed Oceania. Un altro personaggio che ho avuto modo di incontrare e di intervistare è Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino. Ripeto, questo è l'articolo scritto da Giorgio Bongiovanni su Antimafia 2000, che parla appunto del club Bilderberg, giusto per chi si fosse sintonizzato. Allora andiamo avanti. Una volta mi disse che suo padre gli raccontò di aver partecipato alla fine degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 a queste riunioni segrete del Bilderberg, in quanto portavoce di tutte le famiglie mafiose che avevano ricchezze per svariate centinaia di miliardi di lire, frutto del narcotraffico. Non ho elementi per dire che queste dichiarazioni siano vere o meno, ma può avere una sua logica la partecipazione di Ciancimino Senior a questi meeting, dato che, oltre ad essere stato un uomo, cioè lui un uomo di potere, in quegli anni Cosa Nostra deteneva ricchezze superiori a tutte quelle messe insieme dai vari partecipanti. Al di là di quest'ultima considerazione, restano comunque nu i numeri elencati precedentemente, che vi ho detto prima, se ricordate, e pertanto non possiamo che porci certe domande. Il gruppo Bilderberg parla anche di questi fatti? Sono domande ovvie che emergono. Si è mai posto il problema? Si chiede dove vanno a finire i soldi delle mafie? Come pensano di contrastare tali fenomeni? Hanno mai parlato delle stragi di mafia e dei vari tentativi di golpe che hanno colpito l'Italia? Hanno mai parlato dei fondi neri che vengono utilizzati dai servizi segreti per i loro lavori sporchi? Cosa pensano di certe attività? Queste domande vorremmo fare ai membri del gruppo Bilderberg e ci permettiamo di suggerirle alla collega Gruber affinché possa offrire al pubblico la verità anche su questi temi, tutt'altro che fuori dal mondo. Quindi aspettiamo delle risposte, visto e considerato che questi potenti del mondo giocano con la vita e l'anima dei popoli della terra, quindi anche su di noi. Ecco perché noi abbiamo ritenuto importante darvi lettura di questo articolo che la dice lunga, aver fatto questo approfondimento. Riguarda tutti noi, anche io che sto parlando in questo momento.
io, la mia famiglia, la famiglia del collega amico Rosario che sta in regia e voi che ci ascoltate. Ecco, questa è la situazione. E qui cominciamo a capire allora perché a volte certe cose non quadrano, perché il mondo va sempre in una certa direzione e non migliora mai, ad esempio. E iniziamo quindi a intravedere alcune, no? Alcune cime, alcune vette che di solito erano nascoste, non si vedono mai perché erano nascoste dalle nuvole. Adesso però, insomma, abbiamo fatto un po', no? Un po' di chiaro, probabilmente una ventata di vento, di tramontana, è passato via un po' e si intravede qualcosa e incominciamo a capire. Forse è giunto il momento che i venti stanno cambiando direzione. Sono le 21:27. Ci vorrebbe una pausa adesso, invece andiamo avanti perché volevo riprendere una notizia, la notizia della morte di Luciana Alpi, la mamma di Ilaria Alpi, però prima, proprio per prendere un po' anche di respiro, ma non solo per questo, ma so perché lui è una persona che sa analizzare bene le cose, che ha anche un'esperienza alle spalle molto interessante. Mi riferisco al nostro regista, editore di Radio Sirius TV, che comunque abbiamo l'audio aperto. Allora, Rosario, una tua opinione su quanto abbiamo sentito, se Massimo, può. la spiegazione è semplice, rimarrà tale sempre, perché sono cose che diciamo, ma diciamo da quando facciamo anche le nostre trasmissioni, ma ci sta anche chi l'ha detto prima di noi. Il problema del Bilderberg, il problema della mafia, il problema della corruzione, tutti questi problemi sono problemi reali che tutti sanno, ma tutti vogliono tenere nascosto dentro di sé. È come quelle famiglie che tengono la casa pulita e la sporcizia la mettono sotto il tappeto. Non so se mi spiego. Sì, perfettamente. E quello che facciamo noi con queste piccole trasmissioni, con questa piccola emittente, con il nostro lavoro, lavoro di volontariato, caro Massimo, è quello proprio di risvegliare il neurone nella testa di questa gente, della gente, degli italiani, ma di chiunque ci ascolti nel mondo, perché Radio Science, andando in internet, da qualsiasi parte del mondo ci si può ascoltare, ci si può vedere quando andiamo in video. E è una vita che diciamo questa e andiamo avanti con questi discorsi. Poi io vado e vedo alcune cose, per esempio con le elezioni comunali. Come sono andate le elezioni comunali? Ci hanno dimostrato che la gente non capisce, non capisce nulla proprio. Ragiona secondo la pancia. Ecco il fatto, ecco il Ecco, perché, ecco il perché, perché. ma perché non riesce a capire Ma non secondo riesce a te? capire, Massimo, basta guardarci dei video. Se qualcuno ha il piacere di vedersi Rai Storia, che è un interessantissimo canale della Rai, forse è uno dei più belli, non me ne vogliono altri, no, come canali, Sì. che molte volte mandano avanti documentari di momenti del nostro passato, del nostro paese. Quando avevamo una coscienza, quando si parlava di politica, quando si litigava, quando si veniva picchiati costantemente dalla polizia, quando si scendeva in piazza, quando c'era quella coscienza nelle persone che volevano cambiare qualche cosa, perché vedevano che le cose non andavano come dovevano andare. Oggi è l'inverso. Ti facevo l'esempio, Massimo, no? E l'ho fatto a Marco, nella trasmissione di ieri. L'esempio lampante di chi guarda YouTube, per esempio i video di YouTube, e di come le persone vanno a vedersi un aeroporto fermo alle Canarie che atterra un aereo ogni mezz'ora e tu vedi migliaia di persone che sono collegate e si scambiano messaggi, e per guardare cosa? Il nulla. Ecco, nella loro testa hanno il nulla. E gli italiani, la maggior parte degli italiani, per me ha il nulla in testa, ma non per offendere, perché sono stati abituati da oltre 30 anni con questa televisione spazzatura. Ci hanno abituato a stare attaccate davanti al televisore, non dico 24 ore al giorno, ma quasi. Oggi, in ogni casa italiana che ci sta, tu trovi la televisione sempre accesa e che dà sempre le stesse notizie pilotate e ci fanno vedere sempre le solite schifezze.
Per noi sono schifezze perché cerchiamo di ragionare e portare avanti un discorso per aprire le coscienze della gente. Diciamo, ecco, per risvegliare quel neurone che le persone, quel loro neurone che si è addormentato, ma la gente deve prendere coscienza. La mia preoccupazione è che quando prenderà coscienza sarà troppo tardi. Facciamo un esempio, cosa è successo oggi? È un caso lampante. Non riguarda Bilderberg, però ti fa capire una cosa. Tu sai benissimo che i magistrati stanno cercando da, ormai credo da anni, no? I milioni della Lega, no? Della Lega Nord. Sì. Oggi su dei quotidiani, compreso il Fatto Quotidiani, è uscito un articolo dove dice che una parte di questi soldi c'è, e dice esattamente, e a firma di Sanza e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, dice che soldi da Lussemburgo, i PM cercano a Bolzani milioni del carroccio rientrati in Italia. Un articolo a firma di Sanza e di Balzano, cioè, scusatemi, di Valeria Pacelli, che ricostruisce come la Banca d'Italia abbia ricevuto a marzo da una fiduciaria lussemburghese un report che segnalava un movimento di denaro, 3 milioni di euro, giudicato sospetto dal Granducato all'Italia, per la precisione alla Sparcasse di Bolzano. I funzionari di Via Nazionale, dopo averla esaminato, lo hanno trasmesso agli inquirenti genovesi, che stanno cercando ora di capire. Perché stanno cercando di capire? Perché stanno cercando quei soldi che erano riferibili al carroccio, e che si tratta di una fetta di 48 milioni di rimborsi elettorali spariti nel nulla. C'è stata l'anno. Cosa scopriamo oggi? Oggi scopriamo che Sanza, il giornalista del Fatto, e altri due cronisti identificati sono stati identificati e trattenuti dalla finanza per rispondere dei loro articoli. Questi hanno pubblicato questi articoli e sono stati fermati dalla finanza e sono stati trattenuti. Cosa ci fa capire questo? Cioè, è stato l'ordine del sindacato dei giornalisti ha definito questo un comportamento intimidatorio messo in atto da magistratura e polizia giudiziaria nei confronti dei colleghi impegnati a illuminare una delle vicende più oscure di questi ultimi anni. Quindi questa mattina tre giornalisti genovesi, Ferruccio Sanza del Fatto Quotidiano, Marchio Preve della Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono inviati a Bolzano per seguire l'indagine appunto della Procura di Genova sui flussi finanziari della Lega, sono stati identificati dalla Guardia di Finanza, convocati e trattenuti in caserma per 3 ore per rispondere su richiesta della Repubblica genovese di alcuni articoli sull'inchiesta pubblicata oggi. Quando trovi tre giornalisti che pubblicano articoli su questi fatti e tu me li tieni per 3 ore, bloccati in caserma che è come fosse un atto intimidatorio, tu dimmi dove andiamo a finire. Si collega a Bilderberg, si collega a tutto, perché per noi è che nel momento in cui tu esci fuori e incominci a parlare di qualcosa che a qualcuno non va bene, incomincia a passare i guai. La gente ha anche paura di questa. Quante volte mi sento dire, ma tu parli solo di politica? Sì, io parlo di politica, non di partiti. Io parlo della nostra società, parlo della società, parlo dei problemi che ci assillano, parlo di problemi dove oggi viene scoperto in Calabria un campo, scusami che c'ho un po' la voce rauca, no? Viene scoperto un campo che come a Trapani che è un campo di un vigneto che è stato trasformato in coltivazioni di marijuana e che addirittura è protetta da guardie armate a Trapani, la chiamano la Trapani alla California dei boss. Cioè, un vigneto tu scopri che è coltivato a marijuana e lo scopri oggi? Dimmi.
fatemi capire, perché io voglio capire queste cose, ci tengo a capirlo. Sono vigneti, un vigneto non è una cosa piccola, o mi sbaglio, Massimo? Addirittura se uno guarda Il Fatto Quotidiano si vede uno a dorso nudo in questo campo con un mitro, un fucile sulle spalle e una pistola a dorso nudo con una pistola dietro, uno dei famosi guardiani dovrebbe essere questo. Cioè addirittura si parla di un fenomeno in piena evoluzione della coltivazione su larga scala dell'erba in Sicilia. Sì, si potrebbe fare. Quindi parliamo di. Capite? Quindi parliamo di tutti quei. E questi fatti sono tutti ricollegabili. Perché alla fine, secondo me, portano tutti alla stessa cosa. Certo. Cioè, ogni tanto ci danno il contentino e finisce lì. Se è più parlato della sentenza in primo grado in tribunale, della sentenza Stato Mafia? Hai sentito più una sillaba, una parola? No, anzi, i giornali avrebbero dovuto, su un fatto così importante, su una sentenza importantissima, essere andati avanti mesi a parlarne e non solamente 24-48 ore o poco più, insomma. Dopo quello speciale con l'Annunziata, poi io non ho più sentito nulla. Lo ricordiamo noi allora, che uno dei condannati, che è Marcello Dell'Utri, ok, insomma, è quello che ha fondato Forza Italia. E chi c'è su Forza Italia, no? Ecco, allora voglio dire, anche questa gente qua, quando va a votare, dovrebbe un attimino pensare, attenzione, però poi giustamente tu mi puoi dire, ma Massimo, non c'è informazione di una sentenza così, non se ne parla, o comunque non più di tanto, e quindi la gente rimane, tra virgolette, ignorante, e va poi a votare facendo dei danni. Questa è la situazione, noi giornalisti facciamo altro che constatarla, raccontarla, descriverla, e dopo ognuno ovviamente si faccia le sue conclusioni, insomma. Ma Massimo, cioè, io mi ricollego a tutte queste cose perché ci fa capire, no? Se non ci fosse un Giorgio Bongiovanni che pubblichi un articolo, che ha pubblicato, scusatemi, un articolo sul Bilderberg oggi, quanti ne parlano di Bilderberg? Nessuno, nemmeno chi ci va, perché abbiamo visto che un giornalista è andato lì, era presente, eppure non è che riusciamo ad avere una relazione di quello che è venuto fuori. E allora di che si parla dentro? Porte chiuse per cose? Vorrei spalancare quelle porte. Ah, e amplificare questo. Gli audi là dentro. Ecco, senti, hai sentito per televisione qualcosa? Io delle volte seguo i telegiornali, il primo, il secondo, il terzo, cerco di seguirli anche per capire che notizie danno, ma è sempre la stessa solfa, sempre le stesse cose. Cioè, ma affrontare dei problemi, e secondo me i giornalisti dovrebbero affrontare dei problemi, perché poi non il momento in cui è tutta la categoria dei giornalisti che affronti i problemi, problemi che sono capitati a questi giornalisti che sono stati trattenuti perché hanno pubblicato un articolo che poi è vero, un articolo di un fatto vero, perché è una fiduciaria lussemburghese che manda un report che segnalava il movimento di questi soldi dal Granducato all'Italia, cioè nel senso alla Banca d'Italia, e quindi automaticamente viene informata la magistratura, mi pubblichi questo articolo, non puoi trattenermi i giornalisti, perché me li trattieni? E alla fine si ha paura. Poi l'altro aspetto importante è che i giornalisti oggi viene pagato pochissimo, quindi dobbiamo affidarci a persone, giornalisti che si danno da fare con il loro blog, che sono sempre in piazza, no Massimo? E solo da queste persone riusciamo a avere notizie, qualche notizia reale. Però poi la grande informazione, quella che è capillare, quella che entra in tutte le case e che bombarda costantemente la gente, gli italiani, ma credo che accada in tutto il mondo questo, è la grande informazione e ti tiene fuori dai fatti reali. Questa è la verità,
il gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg non è una cosa di oggi, è una cosa che si sa da quanto tempo si sa. Non so se hai un'idea, cioè che esiste. Si parlava da decenni, però vedi, nessuno mai approfondisce questa tematica. Questo incontro che c'è stato a Torino, nessuno lo ha approfondito poi alla fin fine, capito? È quello il discorso. Io non ho visto nessuna decisione. Per esempio, la gente si va a leggere invece di vedersi l'aereo che atterra ogni mezz'ora, perché si va a leggere articoli su Antimafia 2000. Sul pianeta GTV, su Radio Science, ma anche su altri siti, perché se noi prendiamo per esempio un giornalista investigativo spagnolo, spiega che cos'è, come si muove nell'ombra il gruppo Bilderberg, il club Bilderberg. C'è questo qui, Daniel, è un affermato giornalista investigativo spagnolo. Addirittura si devono a lui le rilevazioni su alcune delle realtà più inquietanti che agiscono nell'ombra e che influenzano le politiche internazionali. Certo, è da lì a scalare. Vedi che adesso basta andare in giro, cioè usate sto benedetto internet e state 24 ore con sto cavolo di cellulare in mano, oltre a vedervi la stupidaggine, perché ci sta anche, fatevi due risate, ok, ma cercatevi anche qualche cosa di interessante, sia culturalmente, ma anche qualcosa che vi faccia capire come, cosa state passando e dove stiamo andando. Certo, cioè basta andare a guardare, a cercare. Anzi, Giorgio lo scrive nell'articolo che tu hai detto oggi, ma addirittura questo giornalista dice che da un piccolo albergo le decisioni di tutti su tutto il mondo prendono, addirittura che nessuna notizia è mai filtrata addirittura da quelle stanze, anche se durante quegli incontri sono state prese alcune delle decisioni più rilevanti per i cittadini di tutto il mondo, dal piano Marshall allo scandalo Watergate. Il club Bilderberg sarebbe coinvolto nei maggiori misteri della storia recente. Sarebbe un'elite, inoltre, a proporre le figure chiave dello scacchiere internazionale, come presidenti USA, direttori di agenzia come CIA, FBI, vertici delle maggiori testate giornalistiche, addirittura a creare le linee guida della globalizzazione. Sì. Addirittura lui dice, quando gli pongono la domanda, ma che cos'è in pratica il club Bilderberg? Dice che nel mondo della finanza internazionale ci sono quelli che guidano gli eventi e quelli che reagiscono agli eventi. Mentre gli ultimi sono più conosciuti e più numerosi e apparentemente più potenti, il vero potere rimane ai primi, cioè rimane a quelli che guidano gli eventi. E questo è il club Bilderberg. E qua si va avanti, basta, cioè, non so se riesco, forse ci metto troppo enfasi, Massimo, ma io quando parlo di queste cose mi accaloro, perché sai benissimo che ci tengo moltissimo che la gente capisca. La gente si deve divertire, perché la vita fa parte, non è che uno deve pensare solo ai dispiaceri, ma ci sono anche questi dispiaceri che purtroppo bisogna affrontare. Quindi quando spazzate casa non mettete l'immondizia sotto il tappeto, ma buttatela nella pattumiera. Certo, e questo sì, non fa una piega quello che tu hai detto, una considerazione che effettivamente fa riflettere, chiarificatrice anche, se così possiamo dire. E purtroppo questo è il discorso per cui c'è da stare con le antenne alte, perché poi alla fine cioè siamo anche noi, le conseguenze ce le prendiamo anche noi siamo coinvolti. Ecco perché insomma ho voluto anche approfondire un attimo quell'articolo e quindi leggerlo tutto. Volevo fare una sintesi. Hai fatto benissimo. Hai fatto era importante benissimo. Leggerlo tutto. Massimo, hai fatto benissimo, perché noi siamo qui per questo. Il nostro compito, il nostro scopo è quello di informare,
come diciamo sempre, noi vi informiamo, ma poi spetta a voi, cari ascoltatori, fare le vostre ricerche e andare più a fondo, scavare. Sì, infatti, noi dobbiamo dare gli elementi per accedere, le chiavi di accesso, per poi poter approfondire tutti insieme, insomma. E qui in effetti non sono notizie di cronaca semplice, no? Ma c'è, sono notizie che riguardano il mondo, riguardano la propria casa, che è come dire, noi siamo in un grande condominio e ci sono questi qui che all'ultimo piano fanno quel che vogliono sul condominio nostro, ma attenzione che sotto ci siamo anche noi, cioè non è che siamo tanto ovvio, meglio, l'esempio sarebbe più significativo farlo all'incontrario, cioè noi siamo nei piani, come dire, alti, loro sono sotto, che se pensano di aprire il gas e far saltare mezzo condominio, cioè rapportando, no? Saltare mezzo pianeta, vedendo un po' la situazione, come sta andando con queste scelte, il discorso di prima, eccetera, no? Ecco, qua a noi non ci sta più bene, perché veniamo coinvolti anche noi, quindi bene andare giù, capire chi sono questi personaggi che pensano di aprire i rubinetti del gas o di fare modifiche sul palazzo, di distruggerlo, eccetera. Ecco, quindi non so se mi sono spiegato, ecco, quindi questa è la faccenda. Allora, sono anche queste purtroppo situazioni che fanno parte del pianeta di oggi che noi stiamo descrivendo, ecco, non a caso il titolo Pianeta Oggi Report, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, e quindi la nostra testata che porta il nome di Pianeta Oggi TV, la televisione che descrive questo immondizzaio, se vogliamo essere proprio, ecco, realisti, perché se poi vogliamo metterci la bene davanti agli occhi, allora è un altro discorso, insomma. Però di fatto questa è la situazione. E come diceva Mauro Corone in una intervista che avevo fatto per Telefriuli, ecco, chiaramente ne pagheremo le conseguenze, alla fine pagheremo le conseguenze. Io le avevo chiesto, ma secondo lei, una persona saggia, che scrittore, che conosce perfettamente tutte le varie nature, no, del pianeta, ecco, cosa ne pensa di un mondo così inquinato socialmente, fisicamente, quindi acqua, terra, aria, eccetera? E lui ha detto pagheremo cara alla gente, non interessa niente, ma per le future generazioni, ecco, quindi questa è un po' la situazione, che il quadro che abbiamo davanti, e questa televisione vuole appunto insieme con Radio Sai TV seguire e descrivere questa cosa, dando anche ovviamente delle formule per poter migliorare, anche se poi magari qualcuno ci dice, mi ricordo negli anni 90 a Radio Treviso 103, ah sì, figuriamoci, le energie alternative fanno fresco, ora però si parla di auto elettriche, ci si concentra sempre di più, allora è possibile che, allora voglio dire, avevamo ragione all'epoca, no? Cioè 30 anni fa avevamo ragione quando andavamo in onda con questi concetti, con questi approfondimenti, no, passavamo come per i soliti, così ci prendevano sotto gamba a dir poco, invece vediamo che questi argomenti ora vengono trattati seriamente dalla scienza, no? E allora come la mettiamo? Vabbè, questo è di fatto, adesso possiamo dire avevamo ragione, è che la gente non si ricorda. Poi, il problema, Massimo, scusami, io mi intrometto, sì, ma la ragione, io non voglio avere ragione, io voglio che la gente si muova, alzate il culo dalla sedia, sì. Gente, non guardate sempre la televisione soltanto, alzate il culo, se siete in internet cercate le notizie, cercate la notizia stupida per farvi per divertirvi, ma cercate anche qualcosa che risvegli il vostro neurone, che lo metta in moto di nuovo e vi faccia ragionare. Domani mattina non vi voglio per strada che vi vedo camminare come degli ebeti che seguono, sai, con quei film di Robono, la gente, i zombie. Quello stiamo diventando, un popolo di zombie, esatto. In più ragioniamo con lo stomaco. Sono profondamente incavolato di come sono andate le elezioni comunali, ma non perché PD perde, Forza Italia sparisce, non me ne frega niente di questa gente. Io avrei preferito che la gente fosse andata a votare e avesse votato o scheda bianca o avesse annullato il voto, ma per il semplice motivo, per dimostrare che tutto quello che ci stanno facendo passare, soprattutto questo nuovo governo, non ci sta bene.
A me non sta bene la notizia che vai a litigare con la Francia, che dici non ti faccia scendere i migranti. Non mi stanno bene queste cose. Un sindaco come a Treviso, appena eletto, la prima cosa che dice, l'ho letto sui giornali, poi non l'ho sentito io, ma l'ho letto sui giornali, che dice toglierà le barriere ZTL. Cioè Treviso non ha bisogno di questo, ha bisogno anche di altre cose, una città come questa. E adesso io seguirò costantemente la politica di queste persone al comune di Treviso. Scusatemi se mi soffermo qua, ma Radio Science nasce da Treviso e segue anche questa città, come segue tutta Italia e tutto il mondo. Eh sì, dal nazionale a livello, diciamo, locale, a livello di quartiere, cioè le storie si ripetono, in forme diverse. Poi c'è stato un voto di stomaco. La gente, mi basta parlare contro la cosa che ti dà fastidio in questo momento e la gente vota così, cioè, ma anche se non è vero, la percentuale di votanti è stata molto bassa da quello che ho capito. Ma è anche vero che la gente comincia a essere stanca di questa politica. No, che ma io dico andiamo sempre a votare tutti quanti, cioè mettiamoci in testa che il fatto che noi riusciamo a votare oggi ci è stato regalato da persone che è stata uccisa, si è fatta ammazzare per questo, anche solo per rispetto della gente. Si va al seggio, non ti piace nessun partito, vota, lascia la scheda in bianco, scrivi una X su tutta la scheda, fai quello che vuoi, ovviamente sempre nell'ecito e nella decenza, però non è che non andare a votare non hai risolto nulla non andando a votare. Certo, purtroppo poi succede questo, la gente si stanca e dice beh adesso non andiamo più a votare. In effetti posso da un lato anche capirlo questo, no? Ma però fa altresì capire che se la gente è arrivata a questo punto vuol dire che il lavoro è stato fatto veramente veramente male, anche perché molto semplice. Io ricordo dal 96 in poi, quando c'era quello Ulivo, la sinistra perfetta, la destra sbagliava tutto, viceversa, poi quelli di destra dicevano che la sinistra sbagliava, allora stando alla destra, quelli della sinistra proprio non ci capivano una mazza. Poi è andato sulla destra, stessa identica, stesso identico discorso, ma alla destra sta sbagliando tutto, sta facendo male, sono dei furbastri, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a che al giorno d'oggi possiamo dire bene, allora li abbiamo visti tutti e due andare al potere, no? Dovremmo avere un'Italia perfetta, perché se tutti e due si sono criticati in maniera costruttiva, alla fin fine, prima uno poi l'altro, insomma, le cose dovrebbero filare bene, insomma, dovrebbe essere una Italia perfetta, no? Tutti bravissimi, tutti io sono meglio di te, no, sono io meglio di te, allora andiamo su tutti e due, quindi prima o poi uno doveva far bene per forza, e invece siamo peggio che non negli anni 60 o adesso, adesso ecco. Guardiamo. Su questi sono stati i frutti di questo pendolarismo da destra a sinistra, insomma, ecco. Tanto apro una parentesi, ecco, per chi ci ascolta in questo momento dall'Alto Adriatico, sulla TV terrestre Video Telecamera c'è in onda lo speciale Pianeta Oggi Reporter sulle interviste realizzate il 27 maggio a Palermo, che abbiamo parlato anche prima in occasione della presentazione del libro di Saverio Lodato. Quindi ci sarà l'intervista esclusiva a Nino Di Matteo, PM di Palermo, che ha portato avanti il processo Stato Mafia e concluso anche con tutte le condanne che sappiamo, una sentenza storica. Quindi su Video Telecarnia, canale 46 UHF, LCN 690, potete sintonizzarvi e quindi vedere, ascoltare queste interviste. Nel frattempo io ridò la parola a Rosario, che poi andremo in conclusione con della mamma di Ilaria Appi. Prego Rosario. Sì, io voglio solamente dire questo ai nostri cari amici. Amici, voi avete in questo momento gli strumenti che io conosco, in questo momento avete www.antimafia2000.com come strumento di informazione per l'antimafia.
se vi capita abbonatevi pure alla rivista, perché pubblicano bene, scrivono molto bene e fanno degli approfondimenti, gli articoli, come vi ha letto anche prima Massimo, insomma, che sono alla grande, insomma, non so come esprimermi in questo momento, però ve lo consiglio vivamente. Abbiamo pianetaoggitv.net, lo news di Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, quindi con la sua testata, dove pubblica articoli, video, eccetera, e poi ha il suo settimanale Pianeta Oggi Report, dove ogni settimana ci sono interviste a personaggi importanti, e qualche volta troverete anche qualche cosa di più frivolo, ma questo serve anche un attimino a staccare. Però per la maggior parte Pianeta Oggi Report fa delle interviste molto interessanti, l'ultima è questa speciale da Palermo, quindi non potete mancarvelo, potete vederlo dal sito di Antimafia, da Pianeta Oggi TV, da Radio Saiuz TV, dovunque voi siate le potete vedere su YouTube, l'ultimo numero di Pianeta Oggi Report. Ci sono altri siti come Pandora TV, ci sono ancora altri siti che io non è che so elencarli tutti, però sinceramente la possibilità per potervi informare ce l'avete, non esiste, non avete nessuna scusa per non farlo. Guardatevi l'aereo che atterra ogni mezz'ora all'aeroporto delle Canarie in Spagna, il video, per mezz'ora, ma per altra mezz'ora andatevi a informare almeno, insomma. Massimo, scusami, è una cosa che dovevo dire. Vai. Comprensibile, anzi è fatto benissimo, anzi grazie anche di aver ricordato questi siti, che sono un po' anche per dare un po' un punto di riferimento, un orientamento per i nostri ascoltatori. Certo, assolutamente. Cosa volevo dire? Ecco, se volevi aggiungere qualcosa, Rosario, altrimenti io vado in finale. Andiamo in finale, sono le 22:59 in questo momento. Benissimo, allora ricordiamo quindi, come dicevamo in testa alla nostra trasmissione a Osservatorio Antimafia, la morte di Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, da 24 anni cercava la verità, aveva 85 anni. Questo è un articolo curato dalla testata Antimafia 2000, dunque è morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del TG3, uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Rovatin. A dare la notizia con un tweet è stato il vice direttore di Rai 1, Andrea Vianello. È morta Luciana Alpi. Non ha mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per Ilaria. Era una combattente piena di dolore, ma anche di forza e di dignità. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni cercava la verità sull'omicidio della figlia. Proprio in questi giorni il GIP di Roma, Andrea Fanelli, si deve pronunciare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura sull'inchiesta per i fatti di 24 anni fa. Il PM di Roma, Elisabetta Cenicola, aveva sostenuto che le nuove intercettazioni giunte dai PM di Firenze nelle scorse settimane erano sostanzialmente irrilevanti e non rappresentavano uno spunto solido per avviare nuovi accertamenti. In quelle conversazioni del 2012, due cittadini somali residenti in Italia, parlando del caso Alpi, affermavano: «L'hanno ucciso gli italiani». Si tratta di una intercettazione presente nelle carte di una inchiesta congiunta delle procure di Firenze e Catania che 7 anni fa portò all'arresto di 55 persone, tutte somale, accusate di traffico di esseri umani. In attesa della decisione del giudice resta la richiesta di giustizia espressa nelle ultime udienze. Da troppo tempo siamo in attesa di una verità che non arriva. Mi sono illusa troppe volte. Andiamo avanti anche se sono stanca. Nonostante questo, aveva continuato ad impegnarsi affinché l'inchiesta sulla morte della figlia non finisca in archivio.
E con questo articolo tratto da Antimafia 2000, dove abbiamo voluto ricordare la mamma di Ilaria Alpi, chiudiamo qui Osservatorio Antimafia 2302. Grazie per l'attenzione da Massimo Bonella. Una buona sera e un saluto anche al nostro regista Rosario Moreno. Arrivederci. Un caro saluto a tutto il condominio di Radio Science.